Prego. Naturalmente facciamo le presentazioni del caso, no? Prego, prego. Prego. Sono persone professionisti, sono persone che nell'ambito di persone fanno un lavoro normalissimo, no? Perciò facciamo vedere, andiamo da un altro. Beh, hai fatto l'intervista? Prego, prego. Possiamo continuare. Ciao, come ti chiami? Benny. Allora, lui è Benny e tu possiedi questo cane da quanto tempo? Un mese. Allora, un mese. Un mese e mezzo che possiedi questo cane, già un mese e mezzo lui è diventato... Bravo, ti ascolta? Diciamo un po' lo ascolta, quindi qual è, diciamo, il comando principale per dare a un cagnolino del genere? Se lì ci stai saluto, ci sta. Sì. Quanti anni hai? Sette. Sette anni, quindi tu vai alla prima elementare? No. La seconda? Terza. La terza? Sì. Arriva a tutte le scuole, giustamente, hai iniziato la prima, seconda, terza. Bene, come si chiama il tuo cane? Rez. Rez, come quello che hai detto tu? Sì. Benissimo, Rez, il cane, ovviamente. Senti, ma se dovesse scappare, tu come la prenderesti? Male. E quindi Massimo ti ha insegnato a farlo stare seduto, fermo, ad aspettarti? Sì, adesso lo faccio vedere, Massimo, com'è? Bravissimo Matteo, guardate che... Angela, vuoi parlare tu Massimo con Angela, mi sembra la signorina, sicuramente gradisci molto di più un viso la signorina che è il mio viso. Francese, come si chiama? Ayla. Ok, da quanto fai addestramento? Un mese e mezzo più o meno. Ma è bravo? Una razza particolare, questa se non sbaglio si chiama Rottweiler, vero? Tu invece come ti chiami? Matteo. Non Rottweiler. Lo dico io che non vai. Ah, è la razza, non so che non ti voglio guardare, è carino, veramente ti sta ascoltando, sì? Cosa mangia questo? Crocchette. Giustamente, le crocchette è la cosa più carina. Dovete sapere che voi tutti quanti voi sapete che il rotto se tu gli fai fare cose cattive, lui fa cose cattive. E invece adesso le fa le cose cattive. Andrea. E il cane? Il cane si chiama Maya. E Andrea e Maya. Sono un abbinamento perfetto. Perfetto l'abbinamento. Da quanto tempo state insieme? Da fine novembre. La mattina che va prima a bagno? Mai, penso che lei. Giustamente, perché anche i cani, dovete sapere, hanno le proprie esigenze. Si vede che colui che sta all'interno fa radio il nostro Francesco che manda la musica. Tu mi chiami Re Artù. Re Artù è il cane, dovete sapere che questo è un cane da tuoni, quindi tu hai questo cane da quanto tempo? Qualche giorno. Due o tre giorni? Due o tre giorni. Signor Francis Luigi. Ma è molto familiare questo nome. Ecco perché diceva la familiarità, perché Luigi, Strangers, eccetera, eccetera. Bene, il tuo è un pastore tedesco. Allora, pastore tedesco, la caratteristica di questo nome? È un ottimo cane di mare. Quindi se qualcuno dovesse avere dei problemi contro un pastore tedesco, problemi finiti, quindi nessun allarme, bravo, e poi è un cane che viene usato sia per il fuoco, gira a 360 gradi perché ha anche della gente alle spalle, e quindi mentre parli devi fare così, salve gente, così. Allora lui è il vigile del fuoco, voi lo sapete che i vigili del fuoco fanno un lavoro abbastanza serio nelle materie, si è visto una bellissima raccolta tra il distaccamento di Caronte e il distaccamento dell'aeroporto. Sono riusciti a prendere 325 euro da dare all'associazione. Grazie. Male, però non mi guarda male, devi tenerlo forte. Sì. Corre sempre, è ginnasta questa gara. Insomma, quanti anni ha? No, 8 mesi. 8 mesi, quindi un cucciolone gioca sempre la mattina e la sera. Sì, gioca per noi. Adesso sta imparando, ma. Sì. Quanto tempo dedichi al giorno? 2-3 ore. 4 ore al giorno, quindi sono dedicati al cane. Sì.
l'altro giorno che fa, lo tieni? Ah, ecco perché sto buono, ce l'hai detto durante il giorno nel cortile. Va bene, grazie, un applauso. Ma come si chiama? E tutti voi potete ammirarli da vicino quanto sono bravi, come riescono a stare vicino al padrone, ovviamente, ecco, perché è una cosa fondamentale, devono ignorare gli altri animali, mentre il padrone quindi porta a spasso il cane deve ignorare gli altri, non deve assolutamente essere aggressivo, deve solo seguire quello che il padrone gli sta facendo notare, come vedete il piccolino, guardate lì, guardalo solo esclusivamente il padrone, vai Massimo. Allora, come vedete il cane sull'addestramento il metodo dolce, chiamo dei booster in modo che il cane si attiva. La cosa più importante in questo momento è che il cane si attiva sul proprietario, in modo che le persone che ci sono gli sono indifferenti. Adesso faranno 2-3 giri di piede in modo che i cani riescano a concentrarli. Facciamo capire a queste persone, alla gente che ci sta guardando, che significa 2-3 giri di piede. Allora, il piede serve per far riscaldare i cani, perché di solito le persone quando escono da casa, principalmente i maschi, devono coprire, no? Devono fare la pipì, certo. Ecco. Fatto questo si inizia a fare l'obbedienza, se no i cani, i maschi fanno fatica a obbedire, a fare il piede, a lavorare. Le femmine sono più veloci, fatto i suoi bisogni, lavorano. Okay. I maschi sono un po' più pigri, testati. Quindi pollo, tacchino e carne bianca, giusto? Bene, come vedete i cani stanno sfilando e quindi sono così vicino ai loro proprietari, quindi sono ubbidienti. La Boss Training. Sì, siamo alla Marinella il lunedì, mercoledì e venerdì alle 18. La gente vuole sapere solo una cosa. Dimmi. Ti paghi molto? No. No, ragazzi, con poco addestrate il vostro cane. Giustamente. Questa è una cosa fondamentale, chissà quanto si paga, è vero? Sì, vabbè, è davvero una cavolata. Bella che ho, tu lo sai che per me è una passione, sì, è una vita che facciamo. Più che altro è una passione, certo, ami tantissimo questi animaletti a quattro zampe, lo fai davvero con piacere. Dove è andato? È andato lì, me ne serviva uno dietro di lui. Bene, allora questa naturalmente è la prima fase di questa gara, di questo pomeriggio, quindi parliamo di terra, seduto e... Piede, seduto e terra. Ok, terra, seduto. Piede, seduto. E lui un po', eh. Adesso questo non è il resta. Ah. Adesso ad esempio... Perché? Gli piace da me, sì. Mentre fai gli esercizi che fai, dormi. Non è possibile, gli fai qualcosa più, ma dico io. Quindi tutti a terra tranne il signorino da quella parte che è seduto, seduto, terra. Bravissimo. Poi, questa è la testa. No, lui non lo fa perché...